Beh, io faccio il consigliere regionale, ma ti posso anche. Questo certamente è Visto che siamo qua, solo per questo. da apprezzare la sensibilità che la provincia e il suo presidente Giuseppe Canfora stanno dimostrando rispetto a questa iniziativa. Con il commissario antiracket e il senatore Franco Malvano abbiamo fatto tante riunioni, tante audizioni anche nella commissione anticamorra di cui faccio parte in regione. È veramente. È inutile che ce lo diciamo, lo sappiamo che il nostro tessuto sociale è estremamente lacerato, estremamente in grande difficoltà. Uno dei maggiori problemi è proprio questa aggressione che si ha da parte della Camorra nel mettere sotto usura le attività imprenditoriali. E certamente queste iniziative hanno un senso vero, un senso profondo, realmente possono venire incontro a quelle che sono le necessità del quotidiano, che sono quelle, perché se no ci riempiamo la bocca sempre di grandi intenzioni, grandi progetti, però cosa va cercando uno che sta in difficoltà? Essere aiutato in tempo utile e sul territorio, in maniera possibilmente anche discreta. In questo io credo che sia molto da apprezzare anche come è stata collocata questo sportello antiracket, antiusura qui in provincia, in un posto diciamo riservato, nello stesso tempo accogliente, e questo può aiutare tantissimo. Tu da Salernitano avrai sicuramente un polso della situazione sul territorio prettamente salernitano. Com'è Sì. la situazione qui a Salerno? Non è da dormire tranquilli, ma di certo Non è non paragonabile. è neanche lontanamente paragonabile. Abbiamo fatto diverse audizioni, praticamente Napoli, provincia e Caserta. Sono cose veramente che ti lasciano segnato. Io vengo anche di un'esperienza professionale forte, per cui facendo il cardiochirurgo sono abituato anche ad emozioni discretamente, ma ti assicuro che sono cose che ti segnano nel profondo, non proprio come uomo Siamo e come cittadino di questa regione. Grazie. Grazie a te.